Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Pace e bene. Nonostante la pioggia, c'è un sole nei nostri cuori, almeno nel mio c'è il sole stasera. Perché grazie a Dio siamo riusciti a fare questa celebrazione, visto che il Covid ci ha bloccato in questi ultimi 2 anni quasi. Covid che però non deve fermarci e stasera non ci ha fermato. Quindi io mi permetto di prendere la parola per ringraziare le fraternità di Motta, la fraternità di Volturino, l'altra fraternità di Lucera, per essere presenti qui stasera. Le altre purtroppo, vari impegni, non hanno potuto partecipare, ma pregheremo insieme, stasera pregheremo con tutti i francescani, non solo i francescani della diocesi, ma tutti i francescani, perché sappiamo benissimo la liturgia di oggi, che cosa ci dirà e ci dice. Un primo passo l'abbiamo fatto, vedendoci stasera. Adesso non ci resta che fare il resto, Covid permettendo, però già il fatto, ecco, che le liturgie si possono fare, tra poco faremo anche gli incontri, quelli più importanti. Quindi io voglio ringraziarvi, gioire con voi, perché sono veramente contenta di questo primo passo. Ringrazio Don Rocco, e voi vi domanderete, Don Rocco, che è un monaco Don Rocco? Però Don Rocco innanzitutto porta avanti una parrocchia dove c'è l'ordine francescano secolare e San Francesco è di tutti, quindi non è dei francescani, non è dei frati, ma è di tutti. E quindi quando ho invitato Don Rocco a fare questa liturgia, in un primo momento è rimasto qui e ha detto sì, è il sì che dobbiamo dire tutti, quindi grazie. E grazie a voi. Pace e bene. Bene, allora con il sole nel cuore, che in realtà è il simbolo dell'Eucarestia, il sole, vogliamo celebrare questi santi misteri, però vogliamo iniziare in un modo un po' particolare, con una preghiera di San Francesco, che sicuramente tutti conosciamo. Ma la vogliamo pregare perché? Perché vuole essere quella grazia particolare che ciascuno di noi deve chiedere a Dio per poter vivere intensamente, in verità, il Vangelo di Cristo che Francesco ha vissuto con tutto se stesso. E allora questa preghiera che a voi è nota vuole essere anche quella preghiera che ci aiuta a liberare il nostro cuore da tutte le tenebre. Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta, sapienza e conoscenza. Signore, che io faccia la tua santa e verace volontà. Amen. E allora che questa preghiera ci aiuti a chiedere la grazia di poter fare sempre la volontà di Dio. E vogliamo chiedere a Dio perdono per i nostri peccati, in modo particolare per tutte quelle volte che abbiamo fatto difficoltà ad accettare la volontà di Dio, per tutte le volte che abbiamo vissuto con una logica diversa da quella del Vangelo, con tutte quelle volte che la ricchezza, i beni, in qualche modo ci hanno chiuso il cuore agli altri e alla vita del Vangelo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio,
che per infiammare il nostro spirito con il fuoco del tuo amore hai impresso nel corpo del serafico padre San Francesco i segni della passione del tuo figlio, concedi a noi per sua intercessione di conformarci alla morte del Cristo per essere partecipi della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo. L'uomo è giustificato per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere giustificati per la fede. Sono stato crocifisso con Cristo. Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Perciò desidero di essere sciolto dal corpo per essere con Lui. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo
perché verrà nella sua gloria, sua e del Padre e degli angeli santi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo e pace e bene a tutti, pace, bene e gioia, perché penso che la gioia di questo momento attraversi il cuore di ciascuno di noi, perché credo che state vivendo un momento importante, che non è semplicemente una semplice ripartenza insieme, ma è un modo per mettersi davanti a Dio e dire: Signore, siamo qua. Così come siamo, benedicici e darci quella forza di andare sempre avanti. E allora questa Eucaristia vuole essere innanzitutto una benedizione che il Signore dona a ciascuno di voi, alle vostre fraternità, per andare sempre avanti. E insieme alla benedizione credo che nello spirito eucaristico di grazie, di lode, di ringraziamento che vogliamo vivere questa Santa Messa, credo che ciascuno di noi è invitato a ringraziare per tutto questo tempo che abbiamo vissuto. Ci siamo visti, non ci siamo visti, poco importa. L'importante è che l'abbiamo vissuto con grazia di Dio, col Vangelo nel cuore e con lo spirito di Francesco nei nostri gesti. Vorrei farvi fare un esperimento questa sera. Guardatevi le mani. No, ve le dovete guardare. Avete le stimmate? Avete sbagliato, ce le avete. Ce le avete. Dobbiamo averle. Perché un cuore di cristiano, un cuore francescano che non ha le stimmate, che non ha il Vangelo impresso nella vita, è un cristiano morto. Di San Paolo lui dice: ho impresso nel mio corpo le stimmate del Signore. Non sappiamo se ce l'ha mai avute. Una cosa è certa, che ha vissuto il Vangelo fino in fondo. E allora questa sera un augurio che voglio fare a me e ciascuno di noi è proprio questo, che le stimmate le dobbiamo avere non perché abbiamo le mani trafitte, ma perché viviamo il Vangelo nella quotidianità della nostra vita, perché con le nostre mani riusciamo a fare gesti di carità, di perdono, di pazienza, di accoglienza degli altri, di assistenza delle persone ammalate che abbiamo nelle nostre case. Guardate, le stimmate di un cristiano vengono fuori quando ama e quando vive il Vangelo. E allora in questo tempo nuovo che la storia ci sta dando, ma ripeto, lo dico a me perché è una mia convinzione profonda: o viviamo il Vangelo sine glossa fino in fondo, o amiamo con tutto noi stessi fino in fondo, o perdiamo tempo. Il momento della storia ci sta chiedendo questo. Questa pandemia, che non so dire se provvidenzialmente ci ha fermati tutti, una cosa ce l'ha fatto capire: che dobbiamo riprendere il Vangelo in mano e viverlo. Tutte le nostre strategie pastorali sono andate in fumo, hanno mestrato i loro fallimenti, le loro difficoltà, i loro punti deboli. Che ci è rimasto? Il Vangelo. Chi ci è rimasto? L'Eucaristia. Chi ci è rimasto? I sacramenti. Chi ci è rimasto? Gesù. E allora, se siamo ritornati a questo essenziale, e lo dico a voi che vivete profondamente lo spirito francescano, mai come in questo tempo si deve vedere,
Il profumo del Vangelo, dai vostri gesti, dai vostri occhi, dalle vostre parole, deve raggiungere tutti. La profezia vera è questa, vivere il Vangelo. E allora a me piace pensare che alla fine delle nostre giornate ci dovremmo guardare le mani, i piedi, il costato e dire, beh, oggi queste mani hanno avuto le stimmate dell'amore, hanno vissuto il Vangelo dell'amore e i miei piedi sono stati capaci di essere trafitti dall'esigenza di correre verso chi aveva bisogno. Il mio costato è stato trafitto da un'esigenza di amore grande e non è poesia. O ci giochiamo su questo o faremo solo passi indietro. E allora questa sera chiediamola questa grazia delle stimmate della vita quotidiana. Papa Francesco parla dei santi delle porte accanto, ma a me piace pensare che oggi una grazia che possiamo chiedere, Signore, donaci quelle stimmate d'amore della vita quotidiana, di cristiani, presbiteri, religiosi che vivono il Vangelo fino in fondo. Quando ero giovanissimo prete, c'era un'espressione che mi ha colpito e me la sono sempre portata con me. Il primo giorno di seminario, il padre gesuita che ci ha accolto ci ha chiesti: ragazzi, ma secondo voi la spiritualità da dove va? Dalla testa in su o dalla testa in giù? E noi abbiamo cercato di dare tutte le risposte possibili e immaginabili. Questo padre ha detto: guardate, se volete vivere davvero una spiritualità profonda, la dovete vivere dalla testa in giù, perché dalla testa in su c'è l'aria, non c'è niente. E allora, Signore, aiutaci ad essere cristiani concreti, col Vangelo nel cuore e con le stimmate dell'amore quotidiano nelle nostre mani, sui nostri piedi e nel nostro cuore. E allora il Signore ci benedica tutti e la grazia di poter celebrare ai piedi di un santo della nostra terra, del Padre Maestro, ci deve invogliare a dire che possiamo essere santi qui, nella nostra diocesi, in questo pezzetto di terra che abitano i nostri piedi. Possiamo essere santi qui e dobbiamo esserlo. E allora il Signore ci benedica. Il Serafico Padre ci infiammi il cuore e la testimonianza vicinissima del Padre Maestro ci aiuta a comprendere che la via del Vangelo non solo è percorribile, ma è vera, perché il Vangelo è vero, è vivibile e porta speranza e amore ovunque. E allora, Signore, aiutaci. Siamo fragili, siamo deboli, ci abbiamo le nostre ferite, però sappiamo che tutte quelle volte che ci mettiamo nelle tue mani sei capace di fare miracoli unici, anche perché le stimmate sono il segno del risorto, non del Cristo morto. Sono i segni del risorto, non del Cristo morto. E non è un caso, ce l'abbiamo un po' più su. È il crocifisso di San Damiano, non è morto, è risorto. E allora questa è la nostra vita, diceva un vecchio canto che si cantava una volta nelle chiese. Vivere uniti in Cristo, amando e servendo la Chiesa. E allora buon anno a tutti e buon cammino.
Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito l'impressione delle stimmati di San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, Madre dei Santi e luce di Dio tra gli uomini, perché sotto la guida del Sommo Pontefice l'azione pastorale dei Vescovi e il servizio fedele dei sacerdoti renda sicura il cammino del popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per l'Italia, che onora San Francesco come suo patrono, perché si mantenga fedele alle sue gloriose tradizioni di fede, di civiltà cristiana, e tutti i cittadini raggiungono un livello di vita confacente alla dignità della persona umana, preghiamo. Per i figli e seguaci di San Francesco, perché vedono in lui la viva immagine di Cristo crocifisso e realizzano in se stessi l'ideale di vita evangelica da lui praticato, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il mondo intero, perché il messaggio di pace e di fraternità universale portato da San Francesco trovi gli uomini disposti ad accoglierlo e a praticarlo, preghiamo. Per noi qui presenti, perché da questa celebrazione eucaristica attingiamo la pace e la serenità dello Spirito, per essere nel mondo i messaggeri della letizia francescana, preghiamo. Per noi francescani secolari, perché come Francesco sappiamo essere veri araldi del Vangelo, preghiamo. Per tutti i terziari francescani secolari defunti, perché nella tua grande misericordia possono godere della luce di Dio, preghiamo. A te affidiamo, Signore, le nostre fraternità. Fa che crescano sempre di più nello spirito evangelico di carità, di umiltà e di condivisione, preghiamo. E vi invito a pregare per tutti gli assistenti spirituali, perché mai come in questo tempo la cura dello spirito è importante. Qui a fianco a me ci sono delle colonne che hanno donato la loro vita per il poverello di Assisi. A partire dalla preghiera per loro, vi invito a pregare per tutti quei frati che avete incontrato e che vi hanno fatto innamorare del Vangelo e di Francesco. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. E ancora una preghiera particolare la vogliamo elevare a Dio per la Gifra. Perché? Perché sono i giovani. Ed è una sfida. Li affidiamo al Signore perché, illuminati dalla radicalità del Vangelo, possano sempre vivere fino in fondo la bellezza di una vita vera e piena. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio onnipotente, accogli le nostre suppliche. A te le affidiamo per intercessione del Serafico Padre. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Thank you.
fratelli e sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'intercessione del serafico Padre San Francesco. Fa che per la virtù di questo sacrificio sperimentiamo i frutti salvifici della passione del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato il serafico Padre San Francesco per le vie della più sublime povertà ed umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del tuo spirito in tutte le opere delle tue mani, e insignito delle sacre stimmate lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Rispondiamo con la terza formula. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati della nostra sorella Maria Angiolina, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti gli ammalati di Covid e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, San Francesco Antonio Fasani e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E il Padre nostro questa sera lo vogliamo pregare per tutta la famiglia francescana, che è enorme. Vogliamo raggiungere tutti, non solo quelli che fanno parte della nostra diocesi, ma tutti. Vogliamo andare anche in Africa, vogliamo andare ovunque, perché meno male la preghiera non conosce né confini e né distanze. E allora la preghiera del Padre nostro ci aiuti e ci ricordi e vi ricordi sempre il valore grande della fraternità. Non lo perdete, non lo perdiamo. Siamo fratelli davvero, per amore, anche se non di sangue. E allora nella preghiera del Padre nostro, preghiamo per tutta la fraternità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci uno sguardo di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Dio, nella vita del nostro padre San Francesco hai messo in luce in molti modi il sublime mistero della croce. Fa che possiamo seguire gli esempi della sua pietà e infervorarci nella costante meditazione dello stesso mistero. Per Cristo nostro Signore. È un esercizio concreto da vivere da oggi in poi. È un esercizio che si declina in quattro modi. Il verbo è lo stesso, ma poi capirete. Contemplate la croce. Mettiamoci davanti alla croce fisicamente. Contempliamola, preghiamola, lasciamoci guidare dal mistero grande della croce. La dobbiamo contemplare. A Francesco le stimmate gli sono state date in dono quando lui vedeva la croce. Davanti alla croce il cuore cambia. Un altro esercizio, contemplate l'Eucarestia in questo tempo di essenzialità, se dobbiamo impiegare un po' di tempo delle nostre giornate, quando c'è possibile fermiamoci davanti al tabernacolo. È lì che le stimmate dell'amore quotidiano nascono nella nostra vita. Ancora, contemplate i poveri, contempliamo i poveri, che non sono più quelli che non hanno pane, ma sono quelli che sono feriti nel cuore, sono quelli che sono soli, sono quelli che subiscono violenza. E in ultimo, riprendiamo il Vangelo in mano e contempliamolo. Sono quattro esercizi di un ritornello tanto antico che ci proietta verso il futuro, ma lo dobbiamo far diventare vita nella nostra vita, perché le stimmate dell'amore quotidiano appaiano nella nostra vita. Contempliamo il crocifisso, l'Eucarestia, i poveri e il Vangelo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la gioia del Signore nel cuore andate in pace. Preghiamo.